parola via, la parola a Pietro subito. Grazie Presidente, comunque grazie a tutti voi per aver accettato l'invito. Un saluto e un ringraziamento particolare al Sindaco, al Presidente del Consiglio regionale che è qui con noi e soprattutto ai relatori, al Professor Giulio Angioni e a Guido Meis, ma anche a tutti quelli che hanno accettato l'invito. Le ragioni del convegno sono solo in parte celebrative, cioè nel senso che noi ricordiamo Paolo De Toni a 40 anni dalla scomparsa, mezzo secolo quasi, che sembra un giorno per qualcuno di noi, però i 40 anni sono molto lunghi e in Sardegna sono successe tante cose. Lui è morto alla vigilia di una elezione amministrativa, elezione che è stata anche uno spartiacque in un certo senso tra un periodo e un altro, perché aveva segnato, ve lo ricorderete, elezioni comunali e provinciali, un grosso passo avanti del Partito Comunista e l'indebolimento della Democrazia Cristiana. Iniziava praticamente un periodo che poi ha segnato a lungo il tempo la storia politica della Sardegna. Noi non vogliamo parlare, abbiamo scelto non tanto di parlare di questi fenomeni elettorali e dei comportamenti diciamo, di voto, che peraltro sono molto importanti, ma cercando di impegnare gli oratori che interverranno nel seminario sulla tematica dominante oggi, cioè su quello che è oggi il tempo che viviamo, i fenomeni che lo caratterizzano, le forze che sono in campo, gli elementi che influiscono sul comportamento dei singoli, sul comportamento della società in generale e di come la politica si deve conformare e le istituzioni a governare adeguatamente il tempo che viviamo. È stato anticipato in parte dalla Nuova Sardegna una delle relazioni, quella di Guido Meis, è la nuova, lo uso questo argomento perché è uno dei topos della Sardegna, dell'opinione pubblica, e la Nuova Sardegna invece è come succede ormai regolarmente ogni volta che si parla di quel tempo che definito il periodo della rinascita, e la Nuova Sardegna mette in risalto nei sottotitoli della pagina, ringraziamo i giornali di questa ospitalità, ma utilizzo questa per fare un ragionamento, cioè mette in risalto la debolezza della politica rispetto alle forze economiche in campo, impersonate in quel momento dall'ingegnere Rovelli, che è diventato lo spauracchio, ormai il simbolo personalizzato del conflitto e della difficoltà che ha avuto la politica a governare il cambiamento, a governare il passaggio dalla società contadina alla società industriale, a dominare il percorso, il processo complessivo della trasformazione, che era una trasformazione tumultuosa, come viene ricordato anche da Medisi, di una frase di Brigaglia che utilizzò il termine della catastrofe antropologica per dire cosa stava succedendo e cosa è successo in quegli anni in Sardegna. Io non sono uno di quelli che concordano con questa interpretazione, so benissimo che ci sono delle simbologie nella memoria e nella esperienza e che è rimasto impresso nella memoria collettiva, anche nella mia probabilmente, l'idea che a vincere il processo, chiamiamolo così, la battaglia del cambiamento, il cammino, non sia stata la politica, non sia stata la democrazia, non sia stata la libertà, non sia stata l'emancipazione, non sia stato il progresso sociale complessivo, ma una parte delle forze in campo, la parte più forte, cioè quella nuova, il capitalismo.
e nel capitalismo industriale il personaggio simbolo di quel capitalismo è Rovelli. Io dico che Rovelli ha perduto. Parliamone con tutta franchezza. Dov'è che ha vinto Rovelli? Perché ha vinto Rovelli? È come dire che tutte le cose importanti che sono successe in Sardegna, in periodi anche più importanti del nostro, tipo quello più drammatici in qualche misura, Carbonia è stata fondata da Mussolini, Arborea è stata fondata dal fascismo, la Diga del Tirso è l'inizio della modernizzazione in Sardegna, cioè i fatti e le realtà rimangono al di là del fatto che un protagonista può essere stato anche un protagonista non all'altezza del compito, anche avversario delle posizioni che noi abbiamo gestito. Ma io non voglio parlare di quello. Io credo che questa esperienza la dobbiamo utilizzare e utilizzare nel senso di oggi. Chi sono le forze che sono in campo oggi? Noi li chiamiamo tutti i fenomeni che sono oggi in campo. E perché la politica oggi non riesce a dominare il processo? Non ci serve molto l'esperienza di quegli anni, perché sono cambiate radicalmente le condizioni nelle quali ci muoviamo. È cambiata la Sardegna, ma è cambiato il mondo. È cambiato il mondo e con il mondo è cambiata, e con le forze in campo nel mondo è cambiata la politica. La politica è oggi molto più debole di quanto non fosse negli anni in cui abbiamo lavorato noi. Io non vedo il sindaco, il presidente del Consiglio regionale e tanto meno il Presidente della Giunta. Quello che devono fare loro oggi è molto più complicato di quello che dovevamo fare noi ieri. Non c'è paragone. È più complicato perché le forze in campo non sono dominabili localmente, è più complicato perché sono cadute tutte le grandi narrazioni, le grandi ideologie che davano senso all'azione politica, che gli davano un indirizzo, che davano una giustificazione, che motivavano ciascuno di noi in maniera quasi compiuta, cioè chi stava dalla mia parte della Democrazia Cristiana, chi stava dall'altra parte del Partito Comunista, mettiamo queste due grandi forze, sapeva benissimo quali erano gli obiettivi, gli scopi, le finalità, gli obiettivi che bisognava raggiungere. Oggi non è così semplice, oggi è molto più complesso. E l'opinione pubblica stenta, è disorientata, tutti siamo disorientati, io sono disorientato, immagino i giovani. Perché dobbiamo andare a votare? Perché la gente non va a votare? Perché la politica ha perso il senso che aveva una volta? Perché non riusciamo a individuare il ruolo che deve avere l'istituzione, in questo caso l'amministrazione locale o l'amministrazione regionale, lo Stato o le confederazioni di Stati? E chi è Rovelli oggi? Non c'è molto neanche da discutere. Guardiamo la Grecia, guardiamo l'Italia, guardiamo il senso del tempo che stiamo vivendo. Ed è questo, secondo me, il terreno nel quale si è incagliata la politica e si è incagliata l'autonomia regionale. E si sta incagliando lo Stato, inevitabilmente, dopo che che il Presidente del Consiglio avrà concluso le cose facili della reclamazione, il rinnovamento, il cambiamento della classe dirigente, le cose fisiologiche che devono comunque avvenire, le rovine vanno eliminate, vanno tolte, le macerie, è costruito il nuovo, ma è il nuovo che è difficile da individuare. E il nuovo avanza confusamente,
E noi sentiamo intimamente, io almeno così la vivo, la mia età avanzata, che è difficile definire un orizzonte nuovo di senso, nel quale, oltre al dominio della tecnica, così fortemente sostenuto da Severino, il più grande pensatore filosofico italiano, dice non c'è nulla che conta, non c'è più neanche la religione, non dico la politica, no? Neanche l'economia in un certo senso come tale, come fattore autonomo. Quello che conta è la tecnica, la tecnologia, quello che sta, che domina, che dominerà sempre più il campo, è quello che succede nel campo dei cambiamenti tecnologici dominanti. È come se si fosse aperta con la modernità il vaso di Pandora, e questo vaso di Pandora avesse inondato il mondo e fosse rimasto tutto il pericolo che la tecnica porta con sé. Ma noi siamo persone umane. Oh, sto per finire. Sì, sto per finire. Perché è solo per dire la ragione di questa convocazione. Noi siamo persone umane e abbiamo mente, cuore, pancia, fantasia, interessi, siamo concetti complessi ai quali la politica deve rispondere. E deve rispondere in un periodo nel quale appunto prevalgono le dominanti che noi abbiamo indicato, ho cercato di indicare nell'invito che abbiamo risolto. Noi facciamo questa memoria di Paolo Dettori perché riteniamo che Paolo Dettori abbia lavorato in tutta la sua breve vita con questo valore fondamentale: rispettare la persona umana, lavorare per la sua liberalizzazione, emancipazione, inclusione e miglioramento, per la sua libertà. E contemporaneamente fare in modo che la Sardegna uscisse dalla sua millenaria depressione, dal suo millenario sovraffollamento, diventasse un soggetto politico autonomo, responsabile e autorevole. Grazie ancora.